Dopo che la rete subisca censura, preoccupato per la sicurezza del collegamento internet, che ne pensi di una soluzione che non sostituisca un potenziale sabotatore con un altro? FreeSpeechMe è un plugin open source gratuito per Firefox che permette di visualizzare facilmente i siti web .bit. .bit è un nuovo dominio di primo livello che non è controllato da nessuna società o struttura governativa. È possibile registrare un dominio .bit ora con Namecoin, una criptovaluta di minimo valore. Attualmente la registrazione dei domini .bit costa pochi spiccioli e si effettua in prima persona e senza intermediari. I domini .bit sono estremamente difficili da chiudere o da deviare, tanto per le strutture governative quanto per le aziende o i semplici criminali. I domini .bit sono l'alternativa decentrata per costruire tutta la tua presenza sulla rete, rispetto ad un .com o a qualsiasi altro dominio di primo livello che può essere chiuso in qualsiasi momento e per qualunque ragione da parte di una struttura governativa senza passare per un giusto processo. I siti web .bit si propagano in tutto il mondo nel giro di poche ore, quindi i nuovi siti .bit sono immediatamente visibili a tutti, invece che da 1 a 3 giorni come accade con gli altri domini. Abbiamo già creato una versione beta funzionante per Firefox del plugin FreeSpeechMe Open Source. Stiamo raccogliendo fondi per sviluppare ulteriormente e diffondere l'adozione di siti web.bit. Perché un'ampia diffusione è importante per far sì che tutto questo funzioni. Prima che noi inventassimo il plugin FreeSpeechMe, per la visualizzazione dei domini .bit era necessario modificare le impostazioni DNS sul computer e questa operazione richiede competenze specifiche e privilegi di amministratore web. FreeSpeechMe è anche resistente al dirottamento DNS o HTTPS, pratica comune e semplice da effettuare con i domini normali di primo livello, che consiste nel reindirizzare il traffico ad un sito impostore che permette di rubare password o installare malware. Il vecchio metodo di visualizzazione, modificando manualmente le impostazioni DNS, in realtà rende più facile il dirottamento. Con il nostro browser plugin FreeSpeechMe, tutti i rischi e i problemi vengono eliminati. Il plugin FreeSpeechMe non richiede alcuna modifica, quindi la navigazione rimane veloce e sicura. Ora è possibile navigare dal normale web ai siti .bit e viceversa, senza sforzo e in un modo sicuro. E i proprietari dei siti web non hanno nemmeno bisogno di aprire un nuovo sito. Abbiamo scritto un tutorial per traslare il dominio .com di qualsiasi altro dominio di primo livello in un dominio .bit. Basta dare il nome del dominio .bit ai propri utenti e dirgli del nostro plugin. Se qualcuno dovesse mai bloccare il tuo sito web.com, gli utenti saranno ancora in grado di accedere senza sforzo al tuo sito utilizzando il tuo indirizzo .bit e il nostro plugin FreeSpeechMe. Questo non è un vaporware. Abbiamo già operative le versioni open source del FreeSpeechMe plugin per Windows e Linux. È possibile iniziare a utilizzarle già in questo momento e ci sono già alcuni siti web.bit. Ma per ora abbiamo bisogno di ottenere la più ampia adozione possibile di utenti per il nostro plugin e di informare molti altri proprietari di siti web su come aggiungere la versione .bit dei loro siti. Abbiamo anche scritto semplici tutorial su come usare il nostro plugin, come utilizzare i domini .bit e registrare i domini .bit con Namecoin. FreeSpeechMe è un balzo in avanti che cambia le carte in tavola, un progresso a livello mondiale per la libertà di espressione. Aiutaci a raccogliere $50,000 per perfezionare ulteriormente il plugin open source FreeSpeechMe. Diffondiamo il suo utilizzo e contribuiamo a salvare internet dal ficcanaso centralizzati del mondo. Grazie.